27 luglio 2020, proseguo il primo giro in kayak che siamo insieme ad Enrico e in questo quarto video siamo ancora alla spiaggia dei Gabbiani, poi andremo anche fino alla vela. Bravo. Per ora abbiamo fatto un piccolo flashback, ovvero abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato nel video precedente, ovvero poco prima che si esaurisse la batteria. Sono sempre con il mio kayak Prigeon Sea Yak 500 LV. E ci godiamo ancora una volta le splendide trasparenze della spiaggia dei Gabbiani prima che si esaurisca la batteria. Dopodiché abbiamo fatto una pausa per il cambio batteria alla spiaggia dei Gabbiani e ne ho approfittato per tirare fuori la mia GoPro Max e fare qualche video a 360 gradi, 30 fps, 4K ProRes. E poi nella fase di reframe ho dato luogo a tutta la mia creatività, creando appunto questi effetti assolutamente particolari. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche. E già che ci siete, condividete sui social i video che preferite. Se volete potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio. Volendo potete seguirmi anche su Twitter. E perché no anche su Instagram. Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. Non è assolutamente facile camminare su questi sassi. Già normalmente, se poi si ha in mano la GoPro Max 360, beh, la cosa si fa ancora più difficile. Per fortuna qui sono su un tratto un po' più semplice. Devo dire che mi diverto proprio a creare questi effetti assolutamente particolari nella fase di reframe con questi video a 360 gradi. E poi il risultato è anche divertente.
E ora un altro breve video a 360 gradi anche lungo il tragitto del ritorno verso il Cairo. Quindi un'altra occasione per giocare con la creatività che il 360 gradi e il reframe permettono di fare. Mentre faccio un po' di equilibrismo sugli scogli sotto l'acqua, pedola. Col 360 gradi abbiamo finito, riprendiamo la normale GoPro Hero 7 Black che ahimè si è leggermente appannata o si è sporcata con qualche schizzo di acqua, non so cosa le sia successo, fatto sta che la qualità delle immagini non è il massimo. Ho tentato, ho fatto del mio meglio in fase di video editing, ma non sono riuscito a recuperare appieno la qualità che dovrebbe avere. Comunque qualcosa ho recuperato e ho lasciato un po' di tagli e cuci delle parti comunque migliori che meritano in ogni caso di essere riproposte. Non fosse altro che per farvi vedere lo splendido kayak Nelo Inuk che ha Enrico. Vero e proprio missile che vola sull'acqua. Facciamo quindi questo passaggio tra gli scogli che già avremmo dovuto fare prima, purtroppo la qualità e quindi anche un po' i colori sono alterati, dovevo scegliere tra l'appannatura o i colori alterati, ho scelto i colori un po' alterati. Comunque si capisce che il posto è magnifico, ci saranno altre occasioni, altre riprese in cui tutto verrà alla perfezione, quindi non disperiamoci, ci ripasseremo nei prossimi giorni. Una figata. Il spettacolo della natura. Ma tu dove cavolo le tieni tutte queste canoe? Che a me già due è un problema. Cioè,
Cosa c'hai? Una casa apposta per le canoe, cazzo. Davvero peccato per questo appannamento, perché le immagini sarebbero state fantastiche. Comunque, come dicevo, ho fatto un taglio e cucio, ho conservato di fatto le immagini di Enrico con il suo kayak Nelo Inuk, anche perché non è che esce con questo kayak tutti i giorni, quindi tanto valeva lasciare un'impronta di questa presenza con questo splendido kayak. Non riesco a passare. Infatti ti faccio la ripresa prima che rompi il kayak. Prima e dopo. E finalmente mi sono reso conto che la telecamera era sporca e quindi ho provveduto a una pulizia che finalmente fa tornare le immagini come dovevano essere anche prima. Va bene lo stesso, dai, siamo arrivati alla vela. Primo giro non mi posso lamentare, un ottimo inizio d'estate. Qualche video selfie insieme ad Enrico. Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati. Guarda altri video, ce ne sono di vari generi. I video di questo primo giro in kayak sono terminati. Ciao, alla prossima!